Amici ricercatori, bentornati su Geotech. Mi chiamo Alex e in questo nuovo video ho il piacere di presentarvi il nuovo X-Pointer Max della Quest, pinpointer top di gamma rilasciato sul mercato poche settimane fa. All'interno della scatolina, ragazzi, troviamo il nostro X-Pointer Max, fondina magnetica di ottima fattura, concepita indubbiamente per poter essere attaccata alla nostra cintura, cavo per la ricarica USB, guarnizione di ricambio, due cappucci di protezione in gomma e il nostro cavo antismarrimento. Andiamo a vedere alcune caratteristiche molto interessanti per quanto riguarda il nostro X-Pointer Max. Nasce come un pinpointer impermeabile fino a 5 metri di profondità, quindi adatto anche per chi svolge delle ricerche in immersione. 184 grammi di peso con una sua batteria integrata ricaricabile da 1000 A. Induzione a impulsi, frequenza di lavoro 95 kHz, una frequenza che ci garantirà il ritrovamento di oggetti anche molto molto piccoli. La nuova versione X-Pointer Max viene rilasciata con questa fondina magnetica e adesso capiremo il perché. La Quest vuole pensare anche alla nostra comodità e a farci risparmiare del tempo, quindi basterà accendere il nostro pinpointer una sola volta, indubbiamente subito pronto per la ricerca, ma una volta reinserito nella sua fondina andrà in modalità standby e quindi non più operativo. Basterà semplicemente estrarlo per farlo tornare nella modalità ricerca. Come possiamo vedere, la Quest non ha voluto trascurare nessun dettaglio. Indubbiamente la scelta dei materiali è molto accurata, essendo che abbiamo materiali di altissima qualità, impugnatura ergonomica antiscivolo e abbiamo alla nostra disposizione due pulsanti, il display per quanto piccolo per quanto utile, essendo che possiamo vedere in tempo reale il livello della batteria e le varie funzioni, due LED laterali che in pochi minuti andremo a capire a che cosa servono e abbiamo la cassa audio integrata all'interno del nostro tappo. Come potete vedere, in caso di problemi di qualsiasi tipo, intercambiabile in pochi secondi. Qui possiamo vedere l'ingresso per la ricarica della nostra batteria e indubbiamente, una volta tolta la cassa audio, qui possiamo inserire le nostre cuffie a cavo. Abbiamo la possibilità di impostare la sensibilità del nostro pinpointer su 4 livelli e quindi basso, medio, alto o boost per avere la massima potenza. Invece, per quanto riguarda l'audio, abbiamo la possibilità di impostare su vibrazione e suono, solo suono o solo vibrazione. Andiamo a premere il pulsante per entrare nel menu. Come possiamo vedere, abbiamo la possibilità di impostare il volume del nostro pinpointer su 5 livelli. Abbiamo la possibilità di accendere o spegnere la nostra luce. Abbiamo la possibilità di abilitare o disabilitare i LED laterali. Abbiamo anche la possibilità di abilitare o non la funzione Lost. La funzione Lost, ragazzi, è una funzione che ci aiuterà a ritrovare il nostro pinpointer in caso di perdita, essendo che dopo 2 minuti di inattività andrà a suonare e quindi emettere dei suoni acustici. Vi consiglio di lasciarlo abilitato. Abbiamo anche la possibilità di attivare o non la funzione discriminazione che andremo a vedere fra pochi secondi.
e torniamo sul nostro volume. X-Pointer Max presenta anche la funzione discriminazione, quindi si comporterà diversamente quando avrà a che fare con dei materiali nobili o materiali ferrosi. Andiamo a prendere fra le mani il materiale nobile, quindi una monetina, e andiamo a vedere come si comporta. Come potete sentire, abbiamo un suono alto, luce LED verde lampeggiante e abbiamo questa serie di O0 sul nostro display, che fanno indubbiamente anche da rilevamento di profondità. Invece, se andiamo a prendere il materiale arrugginito, come potete sentire, avremo un suono basso, LED lampeggiante rosso, e sul nostro display andremo a vedere questa serie di X. Spero tanto che questo video vi sia tornato utile, spero tanto che ha colpito positivamente anche a voi come ha colpito positivamente a me questo fantastico pinpointer. Iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto, lasciate un pollicione e fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate del nuovo X-Pointer Max.